Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Abbiamo due nodi per i nostri ospiti politici. Allora, intanto Fassina ha funzionato, ha fatto bene Draghi ieri a riunire il Consiglio dei Ministri, a metterla giù un po' dura sulla concorrenza in generale, mi sembra, sul PNRR. Ma c'è bisogno certamente di arrivare a traguardo, prima in Senato e poi alla Camera. Dopodiché, con grande franchezza, il percorso si è complicato per responsabilità di Palazzo Chigi, perché il nodo balneari è stato introdotto dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sulla concorrenza. La versione approvata in Consiglio dei Ministri del DDL concorrenza non aveva le aste sui balneari. È dopo una sentenza del Consiglio di Stato, che non ha alcun termine prescrittivo in termini di innovazione della legge, qualcuno dei consiglieri del Presidente Draghi a Palazzo Chigi ha avuto questa geniale pensata di metterlo dentro il disegno di legge concorrenza, che ha una scadenza invece connessa ai pagamenti del PNRR. Dopodiché, a mio avviso, il lavoro della maggioranza in Senato è stato proficuo. Abbiamo partecipato anche noi come deputati, perché c'è una sorta di intesa di, appunto, per velocizzare, di semplificare i lavori. Siamo arrivati a un punto di compromesso. A mio avviso si può procedere rapidamente, però lo dico sempre tenendo conto che c'è la campagna elettorale, che sono temi molto sensibili, però appunto su questo voglio. Il Parlamento non è un orpello fastidioso per il decisore, perché poi qua abbiamo quelli che ci dicono che il palazzo è distante dal paese. Quando il palazzo, cioè il Parlamento, è in sintonia col paese, allora fate perdere tempo, disturbate il manovratore. Sulla guerra, come pure sulle concessioni balneari, sulla concorrenza, chi sta in Parlamento tiene conto di quelli che sono i legittimi interessi di fasce di elettorato. Quindi, oppure diciamo che chiudiamo il Parlamento, mettiamo Draghi forever a Palazzo Chigi, decide lui e poi però poi sui vediamo. Balneari forse è un esempio di questa dinamica non proprio virtuosissimo, diciamo, perché c'è stata l'Europa, si trascina da anni, un compromesso era trovato. Un compromesso era poi forse riaprire anche il mercato. Non è detto che per forza chi ha una concessione debba mantenerla. Vabbè, ora qua entriamo in un è per dire che ci sono adesso è un caso un po' estremo questo per ma non è estremo perché no. sono decine di migliaia di attività. Io ritengo che vada fatta una riforma, che ci siano tante situazioni gare. Dove i canoni vadano aumentati. Ma non c'è bisogno di mettere tutto a gara, perché quando tu metti a gara una concessione di una piccola azienda, la gara favorisce i più grossi, la Bolkestein favorisce gli interessi più grandi. Se volete poi faremo una discussione approfondita, ma questo è, in questo momento, con la crisi che c'è stata per due anni, con le prospettive che la guerra impone sul turismo, mettere a gara concessioni balneari familiari vuol dire distruggere un pezzo. Quindi la Lega ha ragione su questo, secondo lei? Ha ragione chi difende gli interessi delle piccole imprese e dei relativi lavoratori. Provo ad essere uno tra questi. Allora, Stefania Craxi. Io